Benvenuti ragazzi, nuova analisi tattica sull'onda lunga delle ultime analisi tattiche, cioè proseguiamo con una specie di history sul Barcellona, nel senso siamo passati da quella di Luis Enrique, adesso a quella di Valverde, poi arriverà quella di Guardiola, eccetera. Comunque, adesso vediamo il Barcellona, il 4-4-2, rombo, diamante, 4-3-1-2, chiamiamolo come vogliamo. Comunque resta il fatto che è un centrocampo a rombo di Ernesto Valverde al Barcellona. Piccola premessa prima di partire con l'introduzione e poi l'analisi tattica, il download ragazzi, tranquilli, Subluc non è neanche se il computer ve lo riconosce tramite antivirus eccetera, non è nessun virus, non è nessun spam, non c'è abbonamento, a pagamento, niente ragazzi, è solo un indirizzamento al canale YouTube dove basterà cliccare su subscribe, cioè sottoscriviti, nel senso iscriviti, tutto gratuitamente al canale, chiudere la pagina e vi apparirà il classico link download gratuito da Medafire, quindi sereni. Detto questo, partiamo con l'analisi tattica sul mio sito web magicomontafootballmanager.it, sotto la sezione i nostri lavori, Football Manager 24, emulazioni tattiche. Ecco qua il 4-4-2 rombo Barcellona di Ernesto Valverde. Introduzione: nessuna sconfitta stagionale né la Liga spagnola e campione con 4 giornate in anticipo. Questa è la stagione di esordio di Ernesto Valverde, la guida del Barcellona. Era l'estate 2017 e Luis Enrique, dove cliccando sull'immagine, sulla parola, come vedete, andate sull'emulazione del suo 3-5-2, 3-1-4-2, 3-4-3, chiamiamolo come volete, del suo Barcellona. Lasciava il Blaugrana dopo aver conquistato un triplete la sua prima stagione. La partenza di Neymar, destinazione PSG, imponeva un cambio di modulo, ma non di stile, anzi, il possesso palla era ancora più accentuato. Questo è un lato importante dell'analisi per andare a ricreare poi la nostra emulazione. Un possesso palla il cui scopo è quello di disgregare le difese, le linee difensive avversarie per mezzo di numerosi passaggi corti, ma anche di improvvise verticalizzazioni. Anche questo lato fondamentale, poi andremo a vedere. Palla al piede o con lanci lunghi, che si è rilevato estremamente efficace facendo di Blaugrana la squadra nella Liga più prolifica in termini di gol segnati. Il Barcellona infatti è la squadra che ha la più alta percentuale di possesso palla nei 90 minuti, pari al 58%. Attraverso l'indazione di un elevato numero di passaggi, la squadra di Valverde risulta essere nella Liga quella in assoluto che ha realizzato più passaggi, oltre 20.000 passaggi effettuati, 600 circa ogni 90 minuti, una percentuale di precisione che sfiora il 98%, 1 su 8 dei quali effettuato nella tre quarti avversaria, ed è quella con il maggior numero medio di passaggi per ogni minuto di possesso palla, circa 12. Qui vediamo degli esempi della nostra prova dell'emulazione tattica, dove vediamo molte similitudini, con passaggi nella tre quarti offensiva 122 in 38 partite, con l'89% di passaggi riusciti, la realtà è al 90%, possesso medio 63% contro il 58% della realtà, quindi ci siamo. Guardate che differenza con i secondi, 51, 57, 57, eccetera. La Formica, così chiamato in Spagna il tecnico di Estremadura, schierò i suoi con un 4-4-2, con la linea di centrocampo schierata a rombo. In fase di possesso è abbastanza abituale vedere la squadra disporsi secondo un 3-4-3 o un 3-4-1-2. Costruzione. La fase di costruzione predilige indiscutibilmente lo sviluppo dal basso. Ciò avviene tipicamente o per mezzo dei difensori centrali oppure tramite lo scivolamento dalla linea di centrocampo a quella difensiva di Sergio Busquets e l'occupazione da parte sua dello spazio in zona centrale, che nel frattempo i due centrali di difesa hanno lasciato allargandosi. Qui vediamo sia nella costruzione bassa, vedete Sergio addirittura più arretrato dei due difensori, Sergio Busquets, e di qua la vediamo nella costruzione alta, anche nella metà campo avversaria, con i due terzini molto avanzati. Sviluppo, dominio territoriale finalizzato a far muovere l'avversario per poi conquistare metri sul campo sfruttando i varchi creati ai movimenti senza palla degli esterni di difesa,
come abbiamo visto, fatti molto alti. Spesso entrambi molto alti e propositivi nel dare sostegno alla manovra sulle corsie laterali, dei centrocampisti e delle due punte, alla continua ricerca di spazi liberi da sfruttare attraverso passaggi filtranti e attacchi diversi. Qui vediamo il nostro sviluppo, mi dicevamo prima, del 3-4-3, con i due difensori centrali più Busquets, i due centrocampisti e i due esterni, i due terzini, e davanti i due attaccanti con il trequartista. Di qua vediamo un esempio, lo abbiamo visto anche molto bene nel Barcellona di Luis Enrique, una delle poche similitudini che è rimasto, Messi libero di svariare partendo dall'attacco. Finalizzazione, modi di attaccare nella difensiva hanno diverse soluzioni alternative, quali triangolazioni, tagli e sovrapposizioni. Se dunque il Barcellona di Valverde è una delle squadre predice l'attacco per via centrale e con palla bassa, il dinamismo dei due esterni bassi, Jordi Alba e Sergi Roberto, costruiscono un valore aggiunto importantissimo nella gestione del possesso palla dei catalani, fornendo un appoggio pressoché costante allo sviluppo della manovra da parte della squadra, oltre che una soluzione aggiuntiva in fase di rifinitura, creando i presupposti per delle sovrapposizioni e traversoni per gli attaccanti e centrocampisti a sostegno. Qui vediamo un esempio di cross del terzino di Jordi Alba per gli attaccanti. Sotto vediamo una finalizzazione tramite l'attacco alla profondità con Rakitic che serve Suarez. E di qua vediamo un'altra finalizzazione con Messi che scarica a rimorchio al limite dell'area per Iniesta. Fase di non possesso, la fase difensiva inizia dai due attaccanti, tipicamente Luis Suarez a dare il via all'azione. Ecco, qui vedremo il nostro ruolo proprio per questo, che esercita una pressione sull'avversario in possesso palla al fine di indirizzarne la giocata verso l'esterno. Qui vediamo infatti la nostra pressione alta con tre uomini in area di rigore avversaria con il portiere in possesso palla. A ridosso della propria area di rigore, difesa e centrocampo rimangono stretti e compatti centralmente al fine di minimizzare la possibilità per gli avversari di giocare tra le linee, come vediamo qua sotto, molto stretti, lasciato molto spazio largo in questo caso a Tremolinas, il terzino, ma centralmente non c'è spazio. Nel momento in cui la palla viene riconquistata, la squadra di Valverde tende ad aggiungere nel più breve tempo possibile, con il minor numero di passaggi, le due punte smarcatesi preventivamente. Quindi finita qui la nostra analisi tattica, passiamo a vedere un esempio di un video che c'è tutta il Barcellona di Valverde. Vediamo qui, da una rimessa laterale che inizia per noi, il gran numero di passaggi che andiamo a effettuare prima di andare alla conclusione. Vediamo passaggi sempre verso l'uomo vicino, cerca il fratello di aprire la difesa avversaria, cosa fondamentale abbiamo detto prima, passaggi, 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 fino a che poi non si decide di accelerare, che lo vedremo molto bene. Abbiamo il portiere già due volte che fa parte dell'azione, poi alla fine decidiamo di andare verticalmente con Suarez, che serve il nostro esterno e va sul fondo, cross ribattuto, ancora un cross ribattuto e finisce così l'azione. Però contate voi stessi quanti passaggi sono prima di arrivare poi a verticalizzare e attaccare la difesa avversaria. Passiamo adesso quindi a vedere i nostri ruoli e le nostre impostazioni di squadra. Si tratta di un controllo del possesso, perché abbiamo detto andiamo oltre il tiki-taka, perché viene consolidato ancora di più il possesso palla. La mentalità è offensiva, ovviamente. In possesso palla l'ampiezza d'attacco è abbastanza stretta, giocando la palla negli spazi, partendo palla a terra difesa e concentrando il gioco sulle fasce con le sovrapposizioni dei nostri terzini. Lo stile di passaggio è più corto, il ritmo è standard, perché abbiamo, come abbiamo detto, si va ad alternare e a passare da passaggi corti, brevi, orizzontalmente a verticalizzazioni rapide. Quindi si va a uno stile di gioco standard. Tre quarti. I cross sono bassi e si cerca di portare la palla in area di rigore, affrontando la palla al piede con più creatività. Transizione, si fa pressing a tutto campo, una volta si recupera il pallone si va in contropiede, come abbiamo detto. Portiere passa la palla ai centrali difensivi. La difesa è più alta, una linea di pressing alta al massimo, con molto più pressing, cioè intensissimo, impedendo il passaggio al portiere. Quindi si va subito a pressare la costruzione avversaria. Linea difensiva, stiamo più alti, quindi facciamo il fuorigioco, trappola del pressing
indirizziamo, come detto, sui lati. Quindi questa è la nostra impostazione di squadra. Andiamo ai ruoli dei calciatori: portiere libero attacco, Ter Stegen sta molto alto, partecipa alla manovra. Due difensori che impostano, al quale diciamo di stare più larghi, perché nel mezzo deve andare ad inserirsi il nostro centro mediano metodista. I terzini sono esterni completi attacco. Perché attacco? Perché si farà vedere più spesso in avanti, cercando soprattutto di influenzare il gioco nella metà campo avversaria. Gli chiediamo solo di allargare il gioco. Centrocampisti. Abbiamo detto che sono centrocampisti che si dovranno andare ad inserire. Sono centrocampisti di inserimento. Quindi gli dà un regista avanzato, Iniesta, quindi non passa dal regista mobile Luis Enrique al regista avanzato. Con compiti di supporto e gli diamo solamente libertà di movimento. Non stiamo larghi perché cerchiamo densità centrale. L'ampiezza è data solo dai due terzini. L'altro, Rakitic, invece è un centrocampista centrale classico, cioè un centrocampista di inserimento, al quale gli diamo di muoversi negli spazi, libertà di movimento e di andare avanti appena possibile, correndo più rischi e dribblando di più. Il trequartista è un centrocampista offensivo, Coutinho, al quale anche lui gli diamo di andare avanti appena possibile, muovendo negli spazi e libertà di movimento. C'è molto scambio di posizione fra questi uomini, dribblando di più e correndo più rischi. Messi, stesso ruolo, sempre stato quello, ruolo di Messi, il trequartista. Classico. Davanti, attaccante che presta attacco, cioè colui che deve dare il ritmo e iniziare il pressing di squadra. Suarez. Quindi questa è la nostra tattica in Foot Manager 24. Abbiamo già visto il video e le immagini prima, quindi penso sia quasi inutile andare a vedere qualche partita, poi la possiamo anche vedere tranquillamente, possiamo anche vedere il bel 4-1 contro Juventus in Champions, dove abbiamo vinto 4-1 appunto. Vediamo qualche esempio magari. Calcio d'angolo come sempre non ci interessa. Vediamo qui un'azione da sviluppo di una rimessa laterale con Piqué che porta palla, allarga per Jordi Alba. Cambia tutto per Semedo, famose diciamo prima rapide verticalizzazioni. Cross per Suarez, anticipato di testa, la palla ancora per Jordi Alba. Va sul fondo, cross basso, anche questo ribattuto. Siamo molto alti, recuperiamo subito palla. Vedete i tre comunque che restano dietro, i due difensori centrali e Piqué. Quindi vedi, Sergio si va a formare una difesa a tre. Giro palla fra i tre. Poi Messi, vedete la posizione di Messi da trequartista, praticamente funge da attaccante. Poi nella fase di sviluppo però è posizionato come attaccante, ma funge da trequartista in fase di sviluppo. Vedete addirittura qui più avanzato c'è il centrocampista che si è scambiato posizione con lui. Cross poi di Semedo, ancora anticipato. Jordi Alba mette ancora dentro per Messi, stacco di testa, traversa. Poi Suarez spinge e c'è il fallo. Rinvio di Storari. Questa partita vediamo Afellay, trequartista al posto di Coutinho. Cerca il pressing, vedete già dalla costruzione, tornando sempre al portiere che alla fine viene costretto al lancio lungo. Passiamo a un'altra azione. Qui non si intendono Jordi Alba e Iniesta, ma ci sono già tre uomini a cercare di rubare il pallone, recuperato poi da Umtiti. Palla in profondità verso Suarez anticipato. Recuperiamo ancora palla con Jordi Alba, va sul fondo, cross per Messi anticipato, ma anche qui siamo subito noi nel recupero della seconda palla. Poi ancora un pressing che porta a tornare indietro dal portiere che rilancia lungo con Piqué che svetta. Iniesta per Rakitic, ecco qua un esempio di attacco centrale, di rifinitura centrale per la finalizzazione di Suarez, parata poi da Storari. Questa, inutile vederla, è l'azione che abbiamo vista con i mille passaggi prima di andare alla conclusione. Qui vediamo la nostra difesa con
nella nostra metà campo compatta e stretta, si lascia solo lo spazio laterale e poi si va al recupero proprio in quella zona di campo. Ecco qui Messi che va poi ad inventare per il trequartista, in questo caso a Fellai che va alla conclusione fuori. Avete visto, qui si è visto un esempio di transizione positiva, cioè recupero palla, pochi passaggi e si va alla conclusione. Qui siamo praticamente a fine partita, 90esimo, quindi abbiamo visto quello che dovevamo vedere. Adesso andiamo a vedere la nostra prova tattica. Mi dico sempre, gestisco le partite, ma non cambio mai tattica, difficilmente faccio turnover se non imposto per infortuni, squalifiche, eccetera. Scusate. E non gestisco il mercato, non gestisco infelicità, non gestisco allenamenti, niente, solo prova tattica, a prescindere come va la partita, non cambio mai tattica, anche se si perde 5-0. Si parte bene 4-0 con Rayo, 4-2 Granada, 9-0 con Zaragoza, così via, 7-0 con Celta, 5-0 in Champions, 5-3 se a 1 con Sociedad, vinciamo 1-0 con Real Madrid, poi ancora con Siviglia, 3-0 con Manchester City e 1-1 nel ritorno, sempre nel girone, poi ancora un 6-1 al Motherwell, poi prima sconfitta stagionale il 20 ottobre con l'Atletico Madrid, 4-2. Poi si riparte ancora con tutte vittorie, 6-0 con il Betis, 6-0 con il Levante, 6-0 con il Rayo. Inizia la Supercoppa di Spagna, vinciamo 5-2 a supplementari con l'Atletico e poi vinciamo ai rigori con l'Atletico Bilbao. Poi inizia la Coppa del Re, 6-1, 5-0 con il Getafe, 4-2 Leganés, poi 4-0 Celta, sia in Coppa del Re nei quarti di finale che in Liga. Poi ritorno col Getafe in Coppa del Re, scusate, l'andata 4-2. Poi, altra sconfitta stagionale, 5-0 con il Real Madrid, seconda sconfitta stagionale. Poi arriva anche la terza sconfitta stagionale, ininfluente però perché avevamo vinto 4-2 in Coppa del Re, quindi andiamo in finale di Coppa del Re. Champions League, ottavi di finale, 1-1 all'andata con l'Udinese, 5-0 in casa, poi 5-3 con il Valladolid, 4-0 con l'Osasuna, così via. Champions League, Borussia Dortmund, 1-0 all'andata, 4-2 al ritorno, finale di Coppa del Re, 2-0 con il Valencia. Poi riproseguiamo in Liga, 4-0 all'Atletico Bilbao, 5-0 all'Atletico Madrid, poi Juventus in Champions League nella semifinale, 4-1 all'andata, 2-1 al ritorno, poi 5-0 con Levante e la finale 3-2 con l'Arsenal, il che significa che è all cup, all in coppe, cioè Super Cup, Supercoppa spagnola vinta, Coppa del Re vinta, Champions League vinta e Liga vinta. Con 102 punti, 12 punti in più del Real Madrid, 149 gol fatti, 32 subiti, 33 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Non aveva mai perso Valverde, però non aveva fatto 33 vittorie, aveva fatto qualche pareggio in più, se non sbaglio 28 vittorie e 6 o 8 pareggi, roba del genere. Comunque, 149 gol fatti, 32 subiti, il che significa miglior attacco con 149 gol, minor tiri subiti 226, maggior tiri effettuati 754, possesso palla medio, abbiamo detto 63%, miglior difesa c'è la Real Madrid con 26, noi 32, però per quanto riguarda i clean sheet siamo i migliori con 21. Per quanto riguarda i giocatori, Messi chiude cannoniere con 53 gol, poi c'è Cristiano Ronaldo con 42, Negredo 34, Suarez 26 per gli assist, Navas è il cannoniere, scusate, il capo assist man, poi c'è Coutinho 15, Iniesta 15, Sergi Roberto 14, Leo Messi 14. Miglior percentuale di passaggi è stato Ter Stegen e al 97, poi c'è Umtiti con 94, quindi i nostri due difensori. Passaggi decisivi, Lionel Messi, questa dimostrazione del ruolo suo da attaccante impostato però come trequartista. Per quanto riguarda la Champions League, che abbiamo vinto, siamo la squadra che ha fatto il miglior attacco con 44 gol fatti in 13 partite. Possesso palla siamo al quinto posto comunque con il 60% in 13 partite. Le altre hanno fatto un po' di più, a parte il Manchester City che si avvicina un pochino con 10 partite, il resto con 8, 6, 6, 6, eccetera. Anche qui per quanto riguarda i giocatori, Messi è il cannoniere con 17 gol, al secondo posto Suarez con 10 per gli assist, Jordi Alba 5, Semedo 4, i due nostri terzini. Per quanto riguarda la Coppa del Re, siamo a 20 gol fatti e 2 clean sheet, quindi gol subiti siamo a 6.
per quanto riguarda anche qui possesso, siamo al 64% in 6 partite, praticamente quanto l'Atletico Madrid con 2 partite. Gol Suarez e Cannoniere con 6, Messi 5, per gli assist Messi 4, Iniesta 4. Vabbè, c'è la Supercoppa, due partite solo giocate, però 10 gol fatti, possesso palla 53%. Anche qui giocatori, Cannoniere è Jordi Alba con 2, Messi 2, Bojan Korkić 1 addirittura, poi 2 assist a Fellai, Iniesta 1, Bojan, Song, Abidal, eccetera, eccetera. Quindi per farla breve, chiudiamo a livello di gol 10. Contiamoli insieme, 30, 74 e poi ci sono i 149, quindi 74, 73, 223 gol, se la matematica non mi inganna, 223 gol stagionali. Così suddivisi, Messi 77, 23 assist, Suarez 43, 12 assist, Iniesta 17, 24 assist, Coutinho 13-17, Puyol, che spesso è dovuto far giocare da terzino destro, 13 gol effettuati, alcuni anche di testa, e poi 10 assist, David Villa 11, Rakitic 9-7, bene poi anche i terzini, come abbiamo già visto Puyol, ma anche i titolari Jordi Alba e Sergi Roberto, 18 Jordi Alba, 17 Sergi Roberto, e così via. Poi tutti gli altri, anche i due difensori, bene gli assist, a dimostrazione delle nostre comunque verticalizzazioni, spesso anche dalla difesa, con 6 Piqué e 5 Umtiti. Diamo un po' di dati, e 100 dati anche se li abbiamo già visti prima, media di 3,92 gol a partita, XG per 90 minuti, una media di 2,79, gol subiti 0,89, XG 0,72, quasi 20 tiri a partita in media, con il 47% in porta, 89,93% di passaggi completati. Quindi ragazzi, detto questo, ora c'è anche comunque una sorpresa, il che significa? Significa che ho testato questa tattica anche con due squadre del database attuale e molto molto meno blasonate del Barcellona, specie una. Adesso ve la faccio vedere. Eccoci qua, testata con Roma, come vedete, e Lecce. Tattica, la vedete, questa qua. Stesso discorso che abbiamo fatto l'altra volta quando abbiamo testato la Roma di Mourinho, Dybala, come al solito a gennaio se n'è andato, voi sapete che non gestisco il mercato, quindi se n'è andato, però per farvi vedere in metà stagione Dybala cosa aveva fatto con noi prima che andasse all'Etihad, alla famosa retrocessione di 12 milioni, alla Roma aveva concluso l'anno 2022-2023 con 25 gol e 12 assist, 25 partite e 12 gol, scusate, e poi aveva fatto una partita di campionato, un gol e un assist, quindi questo che l'aveva fatto Dybala in 6 mesi con noi. Passiamo però adesso a vedere i risultati appunto della Roma con questa tattica. Partiamo bene con 6-0 all'Udinese, poi perdiamo con il Napoli, poi molto bene in campionato e in Europa League. Bel 6-1 al Frosinone, 5-1 al Ferencváros, poi 4-0, 3-1, 5-0 con Sassuolo, 5-0 con il Tolosa. Poi perdiamo l'Atalanta e Torino, poi vittoria 2-0, bella con il Milan, eliminiamo la Cremonese in Coppa Italia. Poi perdiamo 5-0 con il Lecce, ragazzi, vedete il Lecce. Siamo noi, ragazzi, stessa tattica, 5-0 a Roma, 2-1 con la Lazio, poi perdiamo con la Juventus, poi vinciamo 3-2 con l'Inter, 4-2 Empoli, poi vinciamo 1-0 in Napoli, 7-1 con il Cittadella, quarti di finale, poi ancora tutte vittorie fino all'Europa League, dove affrontiamo il Newcastle, sceso dalla Champions League, dove perdiamo 2-1 all'andata, poi vinciamo 4-3 in casa, ma perdiamo ai calci di rigore. Poi 4-1 Fiorentina, poi andata della Coppa Italia con l'Atalanta, pareggiamo 0-0 all'andata e vinciamo 4-1 al ritorno. Poi finale di Coppa Italia dove vinciamo 2-0 con l'Inter, replichiamo in campionato 1-0 con l'Inter, 3-1 con l'Empoli, 3-1 con la Juventus. Prima di farvi vedere la classifica però andiamo a vedere il Lecce, come vedete anche qui stessa tattica.
con il Lecce, partiamo fortissimo 3-2 con l'Ascoli, poi 1-0 Juventus, dove è andato, scusate, 1-0 con la Juventus, 3-2 con l'Inter, 3-2 con l'Empoli, 3-1 con l'Udinese, poi perdiamo la Salernitana, poi 2-1 con il Napoli, 4-0 Cagliari, poi 2-0 Bologna, insomma tutte vittorie, eliminiamo il Sud Tirolo in Coppa Italia, poi eliminiamo la Lazio in Coppa Italia 2-0, perdiamo 1-0 con il Sassuolo, poi 5-0 a Roma come abbiamo visto prima, poi 1-1 con il Milan, perdiamo con l'Atalanta, poi momento un pochino di flessione a gennaio, ci può stare anche perché, vi ho detto, non ho fatto mercato e non ho fatto turnover. 3-3 Lazio, 2-2 Inter comunque, 3-2 abbiamo perso con la Juventus, poi 1-1 perdiamo con Napoli in Coppa Italia, quarti di finale, poi vinciamo 3-1 con l'Udinese, perdiamo ancora con il Napoli, poi 3-1 Bologna, 2-1 Verona e così via, ancora vittoria, vinciamo di nuovo 4-1 con la Roma, poi finiamo un po' male purtroppo perché la sconfitta con Torino, Milan, Atalanta, nonostante la vittoria 3-0 con la Lazio, non ci ha portato in Champions League, ma ci ha portato al quinto posto perché eravamo in zona Champions League. Poi quelle tre sconfitte ci hanno fatto scendere al quinto posto, ma va più che bene perché con il Lecce siamo arrivati al quinto posto, con la Roma al terzo posto, con la formazione e rose base, addirittura la Roma abbiamo giocato senza Dybala per tutto il girone di ritorno. Per quanto riguarda le statistiche sono sempre buone perché la Roma è il miglior attacco con 79 gol, Lecce al secondo posto con 76 tiri subiti, settima Roma, ottava Lecce. Per i tiri fatti invece Roma al primo posto, Lecce all'ottavo posto. Possesso palla 57% per la Roma, 55% per il Lecce. Quanto riguarda i clean sheet, abbiamo la Roma a 11. Quanto riguarda i risultati totali di Lecce, Almqvist chiude con 17 gol e 5 assist, Raphia 17 e 14 assist, 16 e 9 assist, Kristović, e poi via via tutti gli altri. Per gli assist bene anche il terzino destro Gyendrey con 11 e Gallo, il terzino sinistro, con 8. Passiamo invece a vedere la Roma. Vedete, sempre il solito campionato, addirittura il campionato l'ha vinto il Torino, ragazzi. Sarebbe bello anche nella realtà. Comunque Lukaku chiude con 44 gol e 7 assist, Abraham 23 e 8 assist, togliamo chi non è presente in squadra. Pellegrini 10 gol e 19 assist, Pellegrini ha fatto giocare dietro le punte. Poi il terzino Spinazzola 6-13 e via via tutti gli altri. Sempre come assist spicca anche Ndicka, difensore centrale, e Kasdrop, l'altro terzino, con 12 e Spinazzola 13. Per quanto riguarda l'Europa League, dove andiamo a vedere per i gol, siamo al secondo posto con 30 gol in 8 partite. Pensate, Liverpool ha fatti 40, ma in 13. Per il possesso palla chiudiamo al secondo posto, anzi addirittura al primo, insieme a Liverpool e Feyenoord con il 64%, però il Liverpool c'è da dire che ha giocato molte più partite. Addirittura siamo la squadra che ha fatto più punti a partita, 2,25. Nonostante tutto, siamo usciti ai calci di rigore. Per i gol, Lukaku è cannoniere insieme a Isak e Darwin Núñez. Abraham è al settimo posto. Per gli assist abbiamo Pellegrini a 7 e Karsdorp a 5. Addirittura Rui Patricio è il migliore, passaggi completati, nonostante non sia un top, con i piedi. Quindi, detto questo, ragazzi, abbiamo visto anche che è una tattica underground questa, nonostante sia una tattica del Barcellona, perché grande risultato con la Roma, ma più che altro con il Lecce. Quindi detto questo, ragazzi, vi saluto per il momento. Passiamo alla versione in inglese, dove però vi ricordo che sarà molto easy, molto semplice. Per i dettagli, chi piace in più dettagliato come video, vi consiglio di guardarlo fino a questo momento con i sottotitoli. Detto questo, ragazzi, per ora vi ringrazio, vi mando un abbraccio. Passiamo alla versione in inglese. For tactical analysis, you can visit my website magicalmontafootballmanager.it. This is the tactical. Results Barcelona 2017-18 all competitions and 223 goal Messi 77 goal Car
Roma and Lecce 3rd and 5th. Greetings, a hug and thanks from your magical Monta.